Buongiorno ragazzi, benvenuti in cucina con Mau qui a Londra. Eccoci qua, andiamo a rinfrescare la pasta per la pizza. Raga, eccola qua, l'ho fatta ieri. Hey guys, pizza dough, ok? We're gonna refresh it now. I made it yesterday. Now we're gonna add some water and flour and let it rest again. Get some flour out. Right, there you go. Here. Cup of water, warm water. That's it. Easy peasy, yeah? Here I'm cooking boiled potatoes, carrots for a lovely salad. And we can start. Okay, let's move that. We add just a tiny bit of flour. Buongiorno mondino, tante buone feste anche a te, carissimo. Adesso prendo magari un recipiente più grande perché mi è male così. Ecco qua, trasferiamo il tutto. Mettiamo dell'acqua tiepida pian piano e la lavoriamo un pochino, non troppo, e la lavoriamo. Facciamo una bella pizza per i bambini. Grazie mondino, grazie, sei il numero uno. Arriva presto a Londra e ci beviamo qualche birra insieme. Ora ci facciamo una bella mangiata, mondino. Farina 00 ragazzi, questa costava un po' di più, però fa niente. Cosa facciamo oggi? Vediamo un po', facciamo l'agnello con i piselli e il pomodoro, okay. Poi facciamo l'insalata russa. Ecco qua, ho messo un pochino di farina, un pochino d'acqua e poi la facciamo riposare. Ieri ci ho messo un po' di lievito. Siamo a posto, no? Deve essere bella elastica, una buona pizza, semplice, semplice, la faccio riposare, poi dopo la lavoro un altro pochino. Mettiamoci un canovaccio sopra così e la mettiamo a riposare. Allora ragazzi, che si fa? Che si fa? Andiamo a fare l'agnello adesso. Mi raccomando, la pulizia è essenziale. Grazie.
po' di sapone qua, vabbè, vediamo un paio di volte. Ecco qua. Allora ragazzi, qua abbiamo l'agnello, bello, eh? E ragazzi, la carne è tanto bella. Abbiamo circa un chilogrammo. Beh, bella, eh? La mettiamo a rosolare adesso. Padella. Extra vergine di oliva, così facciamo riscaldare. L'olio caldo, mangiamo la carne. Buongiorno Stefano, sei un grande. Abbiamo qui dell'agnello con i piselli, però ci mettiamo anche il pomodoro rosso. Facciamo rosolare pian piano. La carne è veramente bella. Così. Alta, via. Thank you.
Allora, cipolle, aglio, prendiamo questo vassoio qua, tagliare questa cipolla vecchia. Allora, iniziamo a tagliare la cipolla. Molta calma, vediamo che voi siate in ferie, vacanze, purtroppo molti non hanno il lavoro, quello è un altro problema purtroppo. Quindi devo iniziare a preparare il vino, possiamo aprire anche il vino, facciamo una bella doccia sull'agnello di vino. Allora, apriamo la bottiglia come le comanda. Ecco qui, questo è un cavatappi giapponese che funziona come vuole lui, però proviamo. Opa, ora la faccio la giù. Facciamo rosolare bene l'agnello, tagliamo le cipolle, ok ragazzi, semplice semplice in cucina con Mauro. Non è che ci sia chissà che cosa, ma allora ci vorrebbe cannonau, ha ragione te Stefano, ha ragione su. Togliamo la carne, ecco qua, allora abbiamo le cipolle e le tagliamo così. Ecco qua. Prepariamo l'aglio.
due spicchi d'aglio per far contenti gli amici. Intanto mi hanno fatto il consiglio per migliorare queste ricette che un po' mi reinvento, no? Eccoci, adesso io ci faccio una bella spruzzata di vino, così, non troppo, e tagliamo l'aglio. Ecco qui, siamo pronti. Che dire, raga, ci siamo, buone feste a tutti, mi raccomando, godetevi questo periodo, tranquillità. Ecco qua, facciamo adesso evaporare tutto il vino e poi spostiamo la carne, facciamo un bel caffè. Non so dove ho messo il caffè io, ragazzi, ah, eccolo qui. Prendiamo il pacchetto. Bel caffè.
Ecco, la forchierina, diciamo proprio classico, classica mocca, io lo schiaccio bene il caffè e metto poca acqua. La caffettiera non si lava mai, si risciacqua con l'acqua corrente e basta. Okay. Allora, togliamo un po' questa carne dal fuoco. Esatto, sto facendo un po' di casino. Ecco qua. Aggiungiamo le nostre cipolle. L'aglio. Ecco qui, diamo una pulitina dietro perché ho fatto un po' di casino, raga. Già, ho fatto un casino sul muro, non fa niente. Pulitina qua. Sempre la pulizia, sempre la pulizia. Allora ragazzi, facciamo rosolare le cipolle per bene. Così, piano piano piano. Adesso, tra un attimino riprendiamo la pasta per le pizze e gli diamo una lavoratina, così un paio di minuti. Okay. Cosa non può mancare? Il pepe. Danza, non abbiate paura e non muore nessuno. Ecco qua. Piano piano. Allora, un capitolanto cosa ci vuole qua? Non sto perdendo anche, sto dando i numeri. Ecco qua, riprendo in mano il mio vassoio con la pizza, con la pasta per la pizza. Così. E la lavoriamo un po'. Vediamo. La pasta uscendo. Ah, ecco, cosa devo mettere? Il sale. Ci vuole un po' di sale. Recuperiamo il sale marino che ho comprato.
fossero, li ho messo, eccolo qui. Qui faccio un filo, figurati se io non metto. Ecco. Una bella spruzzata di sale marino, così. Facciamo assorbire tutto il sugo. La vogliamo la pizza, quindi la pasta. Eccoci di gomito, ragazzi, questo è la Rovistart, come una palla. Ciao Stefanino, ci sentiamo allora. Ci sentiamo a presto, buona giornata. Così, una volta lavorata veloce, veloce, ragazzi. E la mettiamo a riposare lì. Adesso giratina di cipolla, là. Allora ragazzi, polpa di pomodoro. Sta uscendo qua, sì, bello, benissimo. Spostiamo la pasta logicamente. Ecco qua. Facciamo rosolare le cipolle per bene e poi aggiungiamo il pomodoro. Ancora un attimino e poi ci mettiamo il pomodoro, la carne, ci beviamo anche il caffè, un bel caffè tutto italiano, almeno si pensa che sia italiano, poi non lo so. Mettiamo la caffettiera qua. Ecco qua, sta asciugando bene. Mettiamo il pomodoro qua e un pochettino d'acqua. Così. Fiamma alta. Facciamo ravvivare tutto. E ci rimettiamo la carne. Semplice ragazzi, semplice, semplice, semplice. Non è che non ci vuole una laurea. Mettiamo la carne lì. Per un quarto d'ora così e poi aggiungiamo i piselli.
spingete un po', ci sta giusto, giusto, giusto. Ecco qua. Un po' di sughetto della carne, lo rimettiamo lì. Allora ragazzi, qui abbiamo le gamberi, fare una bella zuppa di pesce. Ok. Vuole il suo tempo per cucinare, ragazzi. Buongiorno Danila, benvenuta. Allora Danila, oggi stiamo facendo delle cotolette di agnello col pomodoro, il vino rosso, le cipolle, l'aglio, pepe nero e i piselli, eh? Il pazzoide cuoco di Sardegna vi fa girare le scatole anche oggi. Che vita, ragazzi. Allora, qui sto facendo cucinare delle verdure, ci sono le carote, le patate, i piselli per fare una bella insalata russa. E niente, ci beviamo il caffè in santa pace. Occhio che fra un po' c'è anche il vinello, eh. Bello il caffè amaro. Adesso l'agnello deve cuocere a fuoco lento, mi raccomando. E lo lasciamo lì per i fatti suoi. Adesso prepariamo la base per la nostra zuppa di pesce, però beviamoci il caffè prima, altrimenti qua me la devo anche godere in questo giorno di festa, eh? Non è che si può solo correre e stare lì a fare delle fesserie in cucina. Ecco qua ragazzi, allora qui abbiamo gli scorfani, ne ho altri due, giusto per farli vedere, per la nostra zuppetta, ok? Però, tempo al tempo, ok? Allora, la mia zuppa di pesci sarà molto semplice oggi, molto molto semplice. Un attimino ragazzi, iniziamo a preparare le pentole per la zuppetta. Caffè buono, diamo una giratina alla carne così piano piano, non si attacchi niente sul fondo, a fuoco lento, eh? È bellissimo ragazzi, ci
c'è un profumo unico, unico, Dai, facciamo la corsa con calma. Adesso io mi controllo le patate, i piselli sono pronti, spegniamo il fuoco e spostiamoli da qualche parte. Tempo la padella per la zuppa. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a metterci il mio solito abbondanza di olio d'oliva extravergine, non abbiate paura, accendiamo il fuoco, pepe nero, prendiamo le cipolle. Ok, facciamo contenti gli amici, le prendiamo piccoline questa volta. Delle piccoline in realtà, però vediamo un po'. Facciamo riscaldare l'olio per bene. Lavata di cipolle, allora, prendiamoci anche il caffè, altrimenti qui non riusciamo bene. Buongiorno Assunta, benvenuta da Mau. Oh oh, si vede la mia testuccia, eccolo lì. Ciao Assu, un bacione grande. Caffè è amaro, non ho messo zucchero. Ecco, prendiamo le cipolle. Questa volta pezzettini sottili, a cubetto. Ush! Non è vero! Ho imparato a tagliare cipolle quando avevo 16 anni, ragazzi. Lavoravo in pizzeria da signore fisio alla tarda, il sabato e la domenica. 16-18 anni, non mi ricordo più, forse 18. Ecco qua. Facciamo rosolare le cipolle alla grande. Adesso prendiamo dell'aglio. Non dimenticate la carne, ogni tanto vi toccate il fondo che non si attacchi niente, altrimenti sono un guaio. Adesso vorrebbe coperta, però vabbè, per le esigenze tecniche, per farlo vedere a voi. Ragazzi, ecco, guarda che bello. Diamo una giratina ogni tanto, poi c'è la pentola calda a fianco, sto bruciando. Casino qua, spostiamo la pentola perché è troppo grande e è pericolosa. Ecco qua, la pentola di verdure, così abbiamo più spazio. Allora, facciamo rosolare queste cipolle per bene, aglio, tanto aglio ragazzi,
Allora, una bella testa d'aglio, martellino, lasciamo il martellino qui. Ecco qua, un bel po' di aglio, che non fa male a nessuno. Allora, un po' di sale grosso qui sulla cipolla. Là là, troppo ne ho messo, ragazzi. Ho messo troppo. Questo faccio, toglietelo subito. No, troppo. Mi sono scappata la mano, ragazzi. Mamma mia, è pericoloso. E vabbè, ho fatto un po' di casino. Hey guys, there we go. Lamb with peas, tomato sauce, glass red wine, onions and garlic, and black pepper. That's it. It's going nicely, slowly. Here I'm making fish soup. Scorpion fish and prawns. There we go with the prawns. Yeah, scorpion fish is in my sink. There we go. Let's finish with the garlic here. Chopped garlic, onions. Squash it. Squash it. All the flavor comes out. Okay. Well, guys, you have to be careful with the salt, yeah? Don't play games. Very dangerous. I know what to do now. I will add more water in it. It's very dangerous. Never put my salt in your food. Okay. Now let's give a wash to the garlic. There we go. Chop it finely. Yeah. I love garlic. I love it. Plenty of it. Plenty. Be the reason why I'm fit and well, huh? I'm at my young age. Oh guys, I love this. I love doing this. Believe it or not, I met in my life Carluccio, huh? With my son. There we go, plenty of garlic in. Now I'm gonna get some chili. There you go, lovely chili. It's gonna be a smashing soup, guys. Now take off, voilà. Chop it finely. And keep the seeds in, yeah?
non buttate i semi, ragazzi, è tutto lì. Ecco qua, questi sono peperoncini mezzo dolce, non è che siano proprio con il tabanero dentro, così. Faccio una giratina e poi ci aggiungiamo il vino rosso. Ah, questa è una zuppa magnifica. Hey guys, finish coffee here. My lovely cup of coffee. Now I have to switch away from you for 5 minutes because I'm going to clean the fish. Okay? Now, wait, let's wait. Wait. So I'll finish here. No finish, always clean up the place before you go to the next stage. Okay, voilà. Voilà. There we go. Now, nice squash of red wine. Don't be frightened of it. Let it evaporate. Right. So I can start cleaning the fish now. But I may move the pot if I can here, so you can see even better. Because I need space. Okay, check your meat, never forget. Keep cross-checking that it's going to stick to the bottom. Wow, look at that gorgeous stuff. Ooh, la, la, lovely smell, lovely, lovely, lovely smell, lovely smell. Ah, in cucina con Mao. Mamma mia, vi mangio. Raga, allora, il pesce abbiamo pulito adesso. Mettiamo il piatto qui. Questo lo spostiamo. Forbici. Prendiamo un altro vassoio e andiamo a pulire le nostre. I nostri pesce scorpione si chiama. Li apriamo così a metà. Questi pungono, ragazzi, e occhio. Ecco, li apro un po' così. E poi sotto l'acqua li tolgo gli intestini. E lo squame bisogna togliere, però ci sono i trucchetti, come io non ho grande voglia di squamare il pesce, lo cucinerò con lo squame, poi lo filtriamo in qualche maniera. Vabbè. Però l'interiore bisogna togliere via. Un po' la buona qua. Non è facile, ci vogliono forze. È un pesce difficile questo. Guarda che belli che sono, veramente bello, spettacolare. Non è facile, ci vuole forza. Qualcuno di questi ancora. Non è facile.
Allora, laviamo questi sotto l'acqua corrente. Laviamo, togliamo l'interiore. Allora ragazzi, però qui devo stare sempre attento, facciamo evaporare bene il vino e poi aggiungiamo il pomodoro, ancora un attimino qua, aggiungiamo il pesce un attimino, abbiate pazienza. Ecco qua ragazzi, adesso il vino è quasi assorbito, spostiamo un po' le pentole, facciamo così, serve la fiamma un po' più alta. Possiamo adesso aggiungere i piselli nel nostro agnello così. Ecco qua. Così. Bella mescolata. Oh, quante facce brutte vedo lì, nessuno è contento. Ecco, facciamo rosolare i piselli con la carne, rosolare, cuocere, ancora 10 minuti è pronto. Ecco qua, senza fretta, adesso le cipolle qui stanno assorbendo il vino, sta evaporando il vino. E siamo a cavallo, una pulitina come al solito, così, non sbaglia nessuno.
Ecco qua ragazzi, allora cosa c'è? Adesso che il vino ormai è evaporato, aggiungiamo il pomodoro. Qui, eccolo qui, bello pronto. Roba italiana, raga. Dai guys, tomato can, Italian tomato can. Now start to add the water. One. Two. Put 2 cans, yeah? For the moment. Okay. My peas have to go low flame, yeah? Low flame. That's it. I shouldn't use the same tool because I touched the meat, but there we go. It's just for me. Buongiorno Simone, carissimo Simone. Benvenuto in cucina con Massimo. Sto facendo l'agnello con i piselli, però al contrario degli scorsi giorni, oggi col pomodoro. Vediamo un po' come esce. Non è che vediamo un po' come esce. Ecco qua, pulizia raga, mi raccomando. Buon rovescio il caffè, buonanotte. Stiamo quasi per arrivare al momento clou. Al momento clou. Qual è il momento clou? Dimmelo tu Simone. Scusate, ma c'è un po' di tosse. Ecco qua, adesso inizia a riscaldarsi il sughetto, facciamolo cuocere un paio di minuti e poi mettiamo il pesce. Bene, mi raccomando, l'agnello a fuoco basso, guys, lamb low flame at this stage, very low, gentle cook. Now for my fish soup, let's run and start cooking the tomato. Then we add the fish, yeah?
ragazzi, adesso il sugo sta andando e ci aggiungiamo i pesci. Ecco qui. Guarda Simo, 4 scorfani qua, ne ho 6, però la pentola è piccolina, quindi mettiamo gli scorfani così. Opla, c'è un casino di nuovo. Allora, siamo a cavallo, no? Sai che possiamo farci anche un bicchiere di vino per celebrare queste vacanze e il nostro video. Guardate che bello l'agnello, ora ve lo faccio vedere da vicino. Okay. Allora, occhio qui, bello, no? Primo, Assunta, Danila, Stefanino, commentate. Pappa e citti in domumia, eh? Hey guys, scusate, lamb with peas, fish soup coming in, that's it. Got two more scorpion fish here. I'm not gonna cook it, it's too much. Qua ragazzi, allora l'agnello va in sottofondo piano piano, si sta cuocendo per bene. Guarda che spettacolo, ecco così, datti una girattina. Simo, va bene? Adesso il pesce va, ha il suo tempo di cottura. Quindi io faccio un'altra cosa sola, torniamo alla nostra pasta per la pizza, assaggiamo il sughetto perché ho messo molto sale all'inizio, ricordate? Va bene, l'abbiamo eliminato. Ecco qui, di nuovo il vassoio con la pasta per la pizza. E dovete lavorarlo, ragazzi, dovete lavorarlo, altrimenti sta lì, non è buono. Questo è 24 ore di lievitazione, ok? Poi l'abbiamo rinfrescata stamattina, adesso la lavoro poco a poco e poi la continuo a far riposare. Dopo pranzo i bambini si mangiano una bella fetta di pizza e ciccio, e andiamo avanti. Così, lavoriamo bene, facciamo anche un piccolo brindisi, che sia un anno nuovo meraviglioso, ragazzi, giusto? Vediamo bene, ragazzi, ecco qua, così, la copriamo di nuovo e la facciamo riposare, va bene?
tutto a posto. Adesso il pesce deve essere proprio coperto, quindi aggiungo un po' d'acqua. Pesce. Ecco, così va bene? Mi ho messo troppo, però non fa niente. Buongiorno Maurizio, carissimo Maurizio, il mio amico olbiese, il mio amico cagliaritano, però diventato olbiese. Si dice olbiese? Allora Mauri, abbiamo fatto qui l'agnello con i piselli e il pomodoro. Abbiamo anche logicamente usato il vino rosso. Qui c'è la pasta per la pizza, per i bimbi. Qui una bella zuppa di pesce, semplice però, scorfani e gamberi. Adesso fra un po' ci mettiamo i gamberi e chi si è visto, si è visto. Nel sottofondo l'asciugatrice è in funzione. Qui abbiamo del buon vino, mi sa che l'ho aperta stamattina solo per cucinare, ragazzi. Metta bottiglia e andata via. Adesso per fare un brindisi a tutti i miei amici sardi in particolare, facciamo un goccetto di vino, no? Di buon mattino, ragazzi, sono le 9:10 a Londra. Adesso dovrei coprire le mie pentole, vero? Per farvi vedere, abbiamo una giratina al pesce. Sì, adesso il tempo di cottura lo scorfano, eh? Adesso sta andando bene, ecco. Adesso cosa bisognerebbe fare? Io vorrei fare la fregola sarda con questo sughetto, no? Però c'è bisogno di tempo, quindi io non lo so, o stacchiamo il video o vi spazientite con me, perché qua non si finisce più. Allora io direi di stacchiamo il video e ci rivediamo fra 10-15 minuti, perché il mio pesce deve cuocere, ok? Qui abbiamo i gamberi, che poi li aggiungiamo, va bene? E qui abbiamo la fregola sarda, che ho comprato, ragazzi. Purtroppo non è quella piccolina, ma vabbè, i prodotti di Sardegna qui a Londra abbiamo trovato. Fregola, fregola sarda, hey guys? Sardegna pasta, ecco, soup, fregola, it's called fregola, yeah, you find it in some supermarket, okay, Italian delicatessen, right, so guys, I'm gonna switch off the video now, for about 15-20 minutes, because my soup has to cook, yeah, gentle pace, I lower the flame down now, because it has to take all the juice and flavors out of the fish. I will add the prawns only later, towards the end, okay? When I'm about to put the prawns in, I switch on a new video, okay? Raga, quando siamo pronti a aggiungere i gamberi, riaccendiamo il video. Qui abbiamo altri due scorfani. Boh, vediamo un po' cosa fanno, ma per adesso lo lasciamo lì. Va bene? La carne è quasi pronta, si vede. Abbiamo la gelatina. Una volta che cuociono i piselli è pronta, bella tenera. Okay. A più tardi. Ciao a tutti. Ciao. E viva la Sardegna, me. Viva la Sardegna, ragazzi. Che sono di Cagliari, io, me. Oh, non dimenticatevene, capito, ma avete. Oh, ragazzi belli. Si gioca, ragazzi. Buona giornata a tutti. Ciao. Oh ragazzi, là, beh!